Bentornati, bentornati su Kibi Game, sedicesimo episodio di Assassin's Creed 2. Vi avevo lasciato nella cripta, a Rocca di Ravaldino. Adesso lo facciamo. 3, 2, 1, partiamo. Tutto a posto. Accettiamo la cripta. Bene. Allora, beh, con solo questo sappiate che sempre usarlo. Bene, cominciamo bene. Dietro? No, vedete? Se lo dico indietro. Da parte. Che bravo così. Ah, ok. Pensavo ci arrivassi direttamente, invece no. Qui basta correre. No. E si è chiusa. C'è qua, se mi facesse vedere magari. Area segreta localizzata. Va bene, 1.300.000 fiori. Mo qui. Semplice, semplice. Non ho neanche bisogno di dargli la direzione, ma schiacciare un pulsante. Forse quello è un mio errore. Pensavo fosse più tecnico. Col pad basta schiacciare un pulsante. Vabbè, di qua, di là. Poi. Sei escluso dai giochi. Ok? Vieni, ti stavo aspettando. Soddisfatto? Se vieni da questa parte sono contento. Vieni, vieni.
Là, addosso. Ragazzo mio. Non posso. No. No, non posso. Da che parte andiamo? Qua. Qui. Ah, qua. Ah, vedi. Sarà mica. Vai laggiù, fermo. Attendete un momento, messere. Fermo, devo parlare con voi. Non così in fretta, basta. Vieni. Boh. Abbiamo eliminato i rompiscatole. Ma veramente abbiamo fatto tutti questi salti solo per arrivare fino a qua? E poi salire su questo qua? Sì. No? Bene. Boh. Fatto. Santa pazienza. Immaginate un troll dei programmatori fanno cadere a random. Poi? Ok, devo guardare io adesso. Da qua. Ah, ecco. Ha un viso familiare. Eccolo! Maledizione, fermatelo! Santa pazienza. Eccolo! Lì! Lì! Non ci Thank you.
volevo uccidervi così, vabbè. Se mi date un minimo di visuale, magari. Pazienza, ragazzi, qui la vedo dura, Ok, vieni adesso. Bene. Che c'è qua su? Niente. Nulla cosa. Proprio nulla. Dai, solo per ingannare quella scala. Per farti sembrare le cose facili. Io direi. Bravo. Bella opera d'arte che hai fatto. Forse di qua, Ma forse, sì. Ci vorrà mica l'università, Mi taglierò il combattimento stupido, penso, perché... Dai miei errori capite che ho fatto questo gioco circa... Non circa... 10 anni fa. Al day one ho fatto. E voilà, tomba. Questa cosa serve, mi ricordo. Ah, tenerlo aperto. Ok. Svaligiamo. Quindi è come se fosse la prima volta che lo faccio. Giocato proprio appena uscito, mi ricordo. Ero in ansia da... Per tempo eravamo ancora in pochi a comprarlo. Il videogame nel 2008 non era ancora... così di uso comune come oggi. Stava cominciando. Era appena uscita la PlayStation 3, quindi stava cominciando, era l'alba del gaming come oggi, proprio l'alba. Bene, adesso ci andiamo. Direi salto a Monte di Giovani, poi andiamo a Venezia, vero? Io credo sì. O prima andiamo a Venezia, poi andiamo a Monte di Giovani, vediamo così. Così apriamo Venezia.
Bene, bene, bene. Ovviamente nessuno si preoccupa di uno che c'è un tombino, no? Forlì è finita. Adesso abbiamo una lunghissima scarpinata. E arriviamo qua. Voilà. Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito è il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma. Va tutto bene? Va benissimo. Mm. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... effetti collaterali. Magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora, però, nessuno ci è riuscito. Il soggetto 16. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità. Vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene. Raggiungimi di sotto quando vuoi. Quindi voglio verificare come sono messo a livello di salti e varie. Oh, prima di tutto, che è successo? Non posso guardarli. Questo? Men che meno. Ehi, ottimo lavoro oggi. Hai talento. Grazie. Diventa sempre più facile. Devo dire che dopo quello che ho passato all'Abstergo, è un piacere stare dalla parte dei buoni. I buoni? Non ti allargare troppo. Che cosa vorresti dire? In caso te lo fossi scordato, Rebecca, siamo assassini. Se vuoi ti faccio un disegnino. Significa che assassiniamo la gente. Solo se necessario. È una scelta. Tu scegli di uccidere. Io non ho ucciso nessuno. No, ancora no. Ma a cosa credi che serva tutto questo, eh? Pensi che Lucy ti stia dando le abilità di Ezio per costruire scuole in Sud America e distribuire riso agli indonesiani affamati? Cosa sei, Desmond? Vegano? Potresti essere il primo assassino vegano della storia. Senti, non è l'ideale. E uccidere qualcuno non è mai facile. Ma a volte non c'è altro modo. A volte, Desmond... Qualcuno deve morire perché le cose cambino. Ha ragione. Ma non pensare di non avere voce in capitolo. Insomma, è per questo che ci battiamo, per preservare il libero arbitrio. Vabbè, il libero arbitrio. Scusa, non intendevo metterla giù più dura del dovuto. No, va bene. Allora, come sta andando? Il programma di traduzione è ancora un po' lento. Mi sa che dovrei sorbirti un bel po' di italiano, mi spiace. Tranquilla, neanche la macchina dell'Abstergo era perfetta. E i sottotitoli sono un bel vantaggio. Sì. Non c'ho tempo. O no? Basta? Non ne posso più parlare? No, finito. Andiamo a fare le balle al simpaticone. Che cosa può aver scoperto il 16 da richiedere così tanta segretezza? A saperlo. Lucy pensa che riguardi il codice, ma io non ne sono convinto.
Sono tutto orecchi, come se fosse un cambio di vita, come dice il 16. Potessi entrarci io nell'Animus, lo scoprirei da solo. Invece, come al solito, eccomi qui, relegato a bordo campo. Che stai combinando? Ma chi sei, mia madre? Cerco di rintracciare le pagine del codice, per vedere se ce n'è ancora qualcuna in giro. E? Niente di concreto. Pare che ce ne sia una negli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Forse altra in mano a collezionisti privati, probabilmente templari. Manderei qualcuno a verificare, ma siamo a corto di uomini. Come ci sarà arrivato il codice in Italia? Cioè, sembra così casuale. Dante Alighieri, tramite Marco Polo. Dici davvero? Successe qualcosa nel 1321, già. Adesso sto ancora lavorando sui collegamenti, ma per quel che posso dire, Polo conobbe gli assassini mentre era in visita da Kublai Khan. Esatto, deve essere lì che ottenne il codice. Ora, quando tornò in Italia, lo passò a Dante. Dante era in qualche modo legato a loro, se non un assassino lui stesso. Non ho idea di cosa unisse quei due, ma... sai una cosa? Immagino che lo scopriremo. Non credo che Lucy voglia farci giocare con l'Animus. Già, hai ragione. Abbiamo già abbastanza da fare. Immagino che dovrò aspettare per togliermi la curiosità. Magari no, chi lo sa. Come ci sei arrivato qui? Molti degli assassini sono come te, Desmond. Giusto? Nati nella confraternita. Ma io no. Ecco, ci risiamo. Cosa? Me l'ha chiesto lui? Comunque mi ha sempre appassionato l'occulto. C'è anche di emozionante. L'idea che la vita sia più interessante, più misteriosa di quanto siamo portati a credere. E quindi? Sei inciampato negli assassini strada facendo? No, prima ho trovato i Templari, a dir la verità. L'Abstergo è una grande azienda, troppo grande. Il che vuol dire che faceva errori, come il casino che hanno adesso col fluoruro. Solo che li tenevo d'occhio, anni fa. Dovevo avere, non so, 14, 15 anni? Sapevi che l'Abstergo apparteneva ai Templari? No, all'inizio no. Sapevo solo che tramavano qualcosa. E immaginavo di poterglielo impedire. Cominciai a raccattare tutto quello che riuscivo a trovare sull'azienda, a pubblicare roba sui newsgroup per far girare la voce, cercando qualcuno che avesse storie da raccontare. Avrai attirato l'attenzione dell'Abstergo. Per fortuna attirai prima quella di Rebecca. Se no, adesso sarei nel letto di un fiume. Non c'è di che? Già, cercò di mettermi in guardia. Disse che stavo scherzando col fuoco. E tu che cosa hai fatto? Ho pensato che fossi pazza. Ora ti sei ricreduto? Sì, ora so che sei solo un po' tocca. Per fartela breve gli ho salvato il culo. E più volte. Avrei dovuto lasciare che l'Abstergo gli riservasse il solito trattamento. Ma sentila che gioca a fare la dura. Allora che è successo? Ho un dono, Desmond. Per vedere le cose. Creare connessioni. Come il tuo occhio dell'aquila. Solo che è utile. L'abbiamo preso con noi. Sì, per fortuna sì. L'alternativa? Una vita in fuga dall'organizzazione più potente del pianeta. Ho deciso di prolungarmi la vita. Sono un tipo strambo, così ho accettato. Da allora faccio ricerche e analisi per loro. E sai una cosa? Mi piace un sacco. Bene. Stiamo scoprendo un po' la vita privata del signorino qua. Ancora. Ma che serve? Sto tenendo traccia delle altre squadre. Altre squadre? I Templari si sono messi a cacciare i frutti dell'Eden usando la mappa che gli hai procurato all'Abstergo. Per fortuna, Lucy ce ne ha fatto una copia, il che ci permette di inseguirli. E come ce la caviamo? Tutto liscio, per ora. Se trovano anche uno solo di quei manufatti, siamo nella merda. Oh, ci sei arrivato anche tu. Ecco perché ti stiamo addestrando. Una volta ottenute le abilità necessarie, potremo spedirti a operare sul campo. E tu? Perché non sei sul campo? Perché la mia sfera di competenza riguarda altri settori. E a dirti la verità mi va bene così. Intendiamoci, non ho dubbi. Io sono un assassino in tutto e per tutto. Ho già ucciso. E immagino che ucciderò ancora. È solo che preferisco evitarlo. Finito? Di parlare con lo storico? E con la signorina? Basta, non si può più fare niente. Qui che c'è? Niente. Esploriamo un po' il posto. Però non è andato bene adesso, eh? Oh, che bello. Non ho ancora dormito io. Chi che dorme qua? Un letto matrimoniale.
e siamo in 4. Direi andare da Lucy, eh? Chiuso, chiuso, presumo che si debba, ci aspetta, no? Ci aspetto di sotto, quindi. Eccoci qua, Lucy. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori è affar tuo. Oh, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Cosa devo fare io? Eccolo, laggiù. Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Allora, come vado? Sei riuscito ad assorbire tutte le capacità di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni avremo finito. Ah, uno era lì. No, cazzo. Ok, adesso dimmi, perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair? Seguirlo nei suoi primi anni? Tutto è iniziato con 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza, col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidic aveva evidenziato un paio di scissioni dell'Animus, un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine... divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Mancano alcune delle sue ultime sessioni. Le sessioni che ci sono. Dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto. Dopo tutto quello che io gli ho fatto. È tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano con 16, avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Ma cosa devo ancora fare io? Ok. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Finito? Là, eccolo là. Questo qui non era rosso. Vabbè. No. Qui Desmond. Ok, abbiamo finito. Perfetto. Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond. È bello averti qui. E mo? Un muscoletto.
E dov'è che devo dormire io? E questa chi è? Tanto non mi posso muovere. Ma che cazzo? Che succede? Dove sono? È Acre. È Altair. Come diavolo? Non sono neanche nell'Animus. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Chissà chi è. Quello deve essere il suo bersaglio. Una ragazza assassina. Fantastico. In pericolo. Op. Op. Poi andiamo. Calma, signorina. No. Tanto mi aspetto, quindi non ci sono problemi. Io non sapevo fare questa cosa qua. Se vi ricordate. Oh, finalmente ha saltato su sto coso. Direi finalmente. Forza Altair, se giriamo un po' attorno. Insieme Altair. Che la donna di Acre? Come si chiamava? Maria, sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. Bella volta, bella ragazza. Vabbè. Un attimo, perché non seguo Altair? Sono bloccato qui con Maria. Oh, cazzo. Significa che... questo è un sogno assurdo. E mo? Due cavalli? E muore che corre. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Che ti prepari? È sempre vestito. Dorme sempre vestito. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, nottataccia.
Che professionista e che approccio professionale. Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Segni di follia, eh? Sean, per favore. Va bene. Allora, che facciamo di bello? Con lui non si parla, perfetto. Lucy mi sembra disperata. Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì, sto bene. Tutto a posto. Sicura? Abbiamo perso altre due squadre stanotte. Altri 8 di noi sono... andati. Mi spiace. Non so più che cosa fare. È come se tutto stesse precipitando. Ehi, ricordi cosa mi hai detto? Devi avere fede. E guarda un po', eccoci qui, sani e salvi. Per quanto tempo? E quando ci troveranno? Che succederà? Quando succederà, se succederà, ci penseremo. Ti terrò al sicuro. Vabbè, fine del mio piccolo sfogo. Devo tornare al lavoro. E anche tu. Se vogliamo chiamar lavoro, facciamo un po' di sport. Davvero sto bene, giuro. Scusa, ma devo sistemare questi tabulati. Ok. Con lei non posso parlare. Quindi andiamo. Adesso ovviamente andiamo a molte regioni e chiudiamo l'episodio. Abbiamo fatto la cripta e tutta questa parte di storia. La Serenissima Repubblica di Venezia, 1481. Maestro Da Vinci? Sì? Ben arrivato! Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Facciamo sto giro, dai. Dai, su. Ah, Venezia! Non v'è luogo altrettanto bello. Altrettanto stabile e perfetto. Scusa, eh? In seguito al tragico decesso dell'ambasciatore portoghese, il consiglio non vorrei tutti i cittadini di non mangiare sembrare dei canali. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche a tutti i visitatori della Serenissima. Hai orgoglio veneziano. Proseguiamo. Fatemi fare sto. Ecco, sincronizzato. Ma vi raggiungo, eh? Per l'invio di missive devono essere abbattuti dalla popolazione. Bene. Eccoci qua, San Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. Non è splendida? Mi scusi, eh? Magnifico, eh? Seguitemi, c'è altro da vedere. Non ho dubbi. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... c'è... T'avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove.
Ma dove eri, Ezio? Ti stavamo aspettando. Guarda, non è curiosa? Ti spiace? Curiosissima. Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione. Ti appena avuto i soldi. Questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso. È fortificata, eh? M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! Vi siete perso? Capuccia. E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete. È perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. Emozionante, vero? Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta e ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero... o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. No, di pagine del codice ne ho tante, non so. Bene. Ah, ci siamo, andiamo proprio da lui. Ti ho trovato un bel posticino da esplorare dove potrai provare le tue abilità. Santa Maria dei Frari, l'ho segnata sulla mappa. Grazie. Andiamo da Leonardo. Ezio, che bello vederti, posso aiutarti? Ne hai recuperata un'altra. Magnifico. Questa è facile, basta spostare una lettera ogni due. Ecco. Bene, adesso io devo trovare un punto per viaggiare. Vediamo a Santa Maria. Andiamo a far templare. Boh. Vabbè. Adesso andiamo qua. Andiamo a Monte dei Giovi. Dove chiudiamo l'episodio? Andiamo qua. Quarantacinquemila fiorini. Non c'è il gatto qua sotto la scrivania che chiede udienza. Compitivi
23 su 30. Oh, sarà qua. Esatto. Ero convinto che questi fossero quelli già fatti, invece no, al contrario. Vabbè. Bene ragazzi, dai, dalle profondità della villa Monte dei Giorni io vi saluto, quindi ci vediamo al 17° episodio. Da qui è tutto, ciao ciao.